vicolo vicino alla stazione. Riandiamo sul viale principale. Spettacolare questo qua. Qui c'è qualcuno col pollice verde. Viale principale, poi c'è un fiumiciattolo. Una zona verde con fiumiciattolo che si becca da più avanti. Qui ci dovrebbe essere una chiesa. Una chiesa qui. E là c'è il viale principale. Adesso la temperatura è aumentata, eh? Mezzogiorno e mezzo passato. Siamo, penso, sui 25-26, sole a picco. Ma va bene, così va bene. Si prende un po' di sole. Eccola la chiesa. Carina. Facciamoci un'altra ripresina nel viale principale. A sinistra c'è zona verde con ruscello dopo pranzo. Voglio vedere se riesco a trovare un ristorante a mangiare l'ora, a mantenere degli orari stabili. Ho analizzato tutta la mappa, tutta Sassari, semmai sono tre ristoranti. Tre ristoranti nella zona dei giardinetti centrali. Poi delle pizzerie, dei kebab. Questa è una panetteria qui a destra. Sembra solo tre ristoranti. Non è molto turistica. Zone con cartoline, solo una. Vicino alla stazione l'ho prese. Era un negozietto con dentro roba, articoli per tifosi. C'erano magliette, bandiere e cartoline. Un po' anche un po' piegate dal sole. Beh, chiaramente non dovrebbe essere tutta questa gran città turistica, Sassi. Allora, ho fatto pranzo al ristorante Il Quirinale. Lì vicino ce ne sono altri due e secondo la mappa sono gli unici tre ristoranti di tutta Sassari, perlomeno zona centrale. Dopo pranzo adesso sto tornando alla macchina per posti che ancora non ho visto, che sono però fondamentalmente dei vicoli. Dalla parte dietro dei giardinetti dovrei sforare sui giardinetti centrali dalla parte ovest, poi si va giù la macchina, poi visto che sono le 3, 20 minuti per arrivare a Porto Torres, si va a Porto Torres, forse anche il paese lì vicino. E poi solita serata a Viareggio, chiaramente stasera si sì, sempre a Viareggio, primi giorni, fino a che non capisco se c'è un altro posto qui, ad esempio. Non è il caso, dopo cena probabilmente sicuro che è un mortorio pazzesco sto posto, cioè c'è il corso principale, tutti i negozi che non sono aperti la sera. Qualche bar, caffè su in cima, ma niente di eccezionale. Però si può venire a dare un'occhiata, giusto per fare due passi su una città medio grande dopo cena. Vediamo. Comunque. Il Quirinale, il ristorante, buono, parecchie persone, cioè non tantissime, ma comunque gettonato. Ce n'era un altro lì vicino, un wine bar, anche lì c'era qualcuno, ma boh, non era proprio, sono questi ristoranti strambi, non si capisce. E attaccato a questo c'era anche un altro ristorante tipico, classico, un ristorante, ma proprio vodo vodo. Sono andato a sto Quirinale. Elegante, tutto quanto, diverse camerieri, cameriere, tutto bello preciso. E ho pagato poco anche, 28, 29 euro. 29 euro, prosciutto e melone, calice di vino, acqua e spaghetti con le cozze. Un po' al dente, un po' troppo al dente gli spaghetti, però sicuramente mangiabili, ma avrei preferito un po' meno al dente. Comunque diversi piatti, pesce, carne, tutto. Super gettonabile, quindi si può, lo consiglio, il Quirinale. Cazzo. Allora, questa è la macchina a noleggio per 2 settimane, una Golf. Questo è il parcheggio di Via dei Mille a Sassari, che vi consiglio perché proprio all'inizio ci vuole un po' per arrivare su, ma è tutta salute. Poi io passeggio, quindi per me è fondamentale parcheggiare lontano dalla zona centrale.
intorno dei palazzi, là dietro c'è l'ospedale, una clinica, non so che cavolo è. Qui c'è il buco scoperto che era tutto pieno quando sono arrivato oggi. Però c'è anche quello sopra, il terrazzo sopra. Il terrazzo sopra. Che però se entrate su quello sotto, poi riuscite perché avete finito che non trovate niente, è sbarrato in mezzo. Quindi la rampa per andare su quello sopra non ho capito come si fa. Uno esce perché la prima mezz'ora poi non paghi. Quindi esce, rientri e butti di là. Non so. Comunque, poi alla fine, comunque, quando esci da quello sotto, dal buco a destra, qui ci stanno anche questi spazi qui liberi, quindi al limite li mettete qua.